Avanti. Permesso. Avanti, avanti. Buongiorno. 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 Invis ufficio pensione. E allora, signor Cappata Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno, signora. Buongiorno. Voi, vossuria, siete il signor Invis? Dunque, io non sono il signor Invis. Il signor Invis non esiste. Esiste l'istituto. Come non esiste? Che mi hanno mandato a vanga lui. Chi è che l'ha mandato? E ne potevamo calmi in uso, ha detto che se faccio la maveretta pensione che ora arriva mai. Ha detto, che si so che le signore è Invis? Ha detto, faccia padre. Lei io voglio parlare con lui impersonalmente proprio. Mi ha detto che lui personalmente, l'Inps, non esiste. Ha detto che esiste l'istituto. Io sono un impiegato, sono il funzionario. Voi siete un funzionario. E il non c'è proprio, non potevo rinciacciare niente. Mi ascolti, l'Inps sarebbe l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Sì. Ho capito. Quindi mi dica, che cosa posso fare per lei? E io per salvare la pensione, mo sono 90 anni, e dico, quando mi arriva, quando scatto? A 100 anni, a quando mi arriva? Potete servire un po' così, c'entrate carte, chissà, le volte avete nuove carte. Vedete una piccola, potete trovare. Va bene, adesso vediamo di fare qualcosa per lei, anche se l'Inps attualmente c'è un grosso buco. E mo buco, per buco e buco avevamo tutti quanti i buco, oi. Signora, di che buco sta parlando lei? Ah, lo so, c'è che buco ce ne sono tanti. C'è lui sulle buche del naso, e buche dei ricci, c'è lui buco... No, si fermi. Lei sta oltrepassando il limite, signora. Io per buco intendo dire un grosso buco sarebbe l'Inps di 30.000 miliardi. E di che utile? Oro 30.000 miliardi, non fate che... Signora, lasciamo perdere, non esiste più nessun buco. Sciuo, lo danno di pata una volta. Un buco 30.000 miliardi. Vediamo una picca, se mi potete tirare una mano. Signora, come si chiama lei? Come chiamo? Sì, come si chiama? Mi chiamo Carminella. Carminella di nome, il cognome? Ascasciata. La mica che lei ha registrato così il suo nome per avere la pensione. Si mi chiama in questa maniera come va a fare la domanda. Carminella Ascasciata. Un soprannome che alle paesi nostri si dice un soprannome che non ti conosce. Non ti conosce. Vediamo se esiste qualche narrativo io. Vedete una picca? Siracusa. Vita la S, c'ha da essere, scasciata, vita. San Giovanni. Siena. Guardi, signora, non esiste nessuna marchetta a questo nome nativo, è scasciata. Come non esiste né? No. Alla S. Sì. E venite per piacere alla R. Come alla R? Se lei si chiama scasciata, non è possibile. E alle volte vanno scritte in italiano, rotto. Desamai. Senti, facciamo un'altra cosa, ecco. Vediamo un po' diversamente di risolvere la sua pratica. Vedete come volete risolvere voi all'ammersamento? Vedete come potete fare, ma risolvete mille, oggi se no lo faccio una guerra. No, si calma, si. De calmo, vado a cianfrenare a casa tua. Prego, va bene. Dica, lei non è signor Natan, c'ha natura, se vi sapete la verità. Come lei? Cosa vuol dire? Che abbonare me, mamma, no? Quando era prena, che era incinta, che doveva avvigliare a me, no? E tuttavia c'ha due pesci, di accogliere un altro pesce, la roba per non salvare. Ma come si faccia per tagliare la zuppa e la tocca con il portiere, no? Sentano sussio, brrrr, con uno scarico di gesso. Se alza una volta, se guarda la zuppa, vedrà che era sgonfiata. Ha detto, sciuello casino vegliata, vogliete casino vegliata, guarda in terra, e bella mia che spiava a rete un'altra pescarola, vogliete se mi sa quellare che sono vegliata, ha capito perché non ha detto. Mi scusi signora, ma sua madre, io non capisco, doveva partorire e va nella natura, lì nell'orto per raccogliere l'insalata? Signor Fusolari, lavoro io. Che sei pensato di rimuovere la giunta brigata? A defigliare, a departurire, a muovere un salotto, proprio via la mossa in momento, e gli raccogliere le cose, gli raccogliere la trucca, se va la salata. Sì, ma lei mi sta dicendo certamente una bugia.
Come faceva a vedere lei se stava nella pancia? Io faccio la giota per uscire dalla guerra, gioia mia, ma vedia tutto quanto. Come voglia niente, come voglia. Ma come faceva a vedere se stava nella pancia, mi scusi? Spiava dove lì, spiava. Vedia tutto, vedia. Sì, però io che lo sto a ascoltare. Oh, che dolore in suo fianco. Oh, che dolore in suo fianco, signor Fusora. Oh, che dolore in suo fianco. Sì, mi pare a capire, Gennabè. Si cambia, signore. Mi dica, lei è nubile? Nubile? Perché nubile? Signor abbastanza serena. Non è che mi sta facendo un canere usuria, monio. Su fatto è sapienzioso, no, signor abbastanza calma e serena. Signora, ma cosa ha capito? Io non ho detto che lei è nuvola. Io voglio sapere se lei è nubile, nel senso se è sposata o non è sposata. Se volete sapere proprio la verità, signor mezzo e mezzo. Ma cosa vuol dire mezzo e mezzo? È sposata o non è sposata, insomma? Ah, dici tu. Mancate con un fatto. Ma ricordate una cosa che... Quando c'è pienso... Ma vera niente, ma vera. Sì, sì, sì. Ma che te che poi... Devo decidere allo posto mio. Devo decidere. Sì, ma il fatto è che io non posso ascoltare tante cose dalla gente, e qui c'è altra gente che aspetta fuori, fuori dalla porta. Non mi niente che le chiedo fuori, ma sta a sentire, Monica, segno una vecchia di 90 anni, quando sento una persona che mi ruona una picca e convivenza, cosa, pare che mi sento una picca più risolvuta. Ma che te cura. Sì, va bene, comunque sii concisa. Non ti preoccupare. Se... Io a casa mia, alla casa mia c'è un balcone, sì. Di fronte a casa mia c'è un'altra casa con una finestra. Noi giorno, mentre che stavi espandendo, vorrei un balcone che stavi espandendo, è mutante. Che io sono una femmina pulita, ogni mese e mezzo mi cangio, eh? Tutto mi fanno ridere, ma non casino, a me origine. E allora, mentre che stavi espandendo, sei mutante, mi va la capa alla finestra di fronte a casa mia, e vedo un bello giovane, bello, e lui lo guardava puro, e io guardavo. Lui guardava, e io guardavo. E ho detto, ma come fare per lo vedere che si fa? A me mi pare che la cosa si poteva fare, no? E ho detto, come fare mo per lo vedere che si mi è venuto come un odampo e genio e ho detto ma faccio una cosa mi cancio i mutande tutti i giorni così stai già a spannere e così ho fatto e insomma spannemo mo guardemo mo insomma noi siamo innamorati. È scattata la scintilla e ne sono fidanzate che 3 anni sono state fidanzate. Cioè, fidanzamento non ho voluto bene che... Cioè, in pratica, quando ho capito, è stato un amore platonico. No, quale platonico? È un amore barconico, perché io ero il barcone, no? E per me è barconico, per il finessonico. Platonico era molto, era un prato. E non voglio bene che ne facciamo certe abbracciate che... se vedi come abbracciavamo, ne scingiamo per canafucare. Certe abbracciate che ne andavamo a cavalloiato. E quindi vi vedevate praticamente uno con l'altro? Se ne vedi, un sacco ne vedi, non ci cadiamo cercate. E com'è che comunicavate in sostanza? Per posta, mi scrivevo. Come per posta? Mi ricordo la prima volta che avevo scritto io e pigliato un foglio, lui si chiamava Nicova. Mi ha fatto il signor Muto Nicova. Mi ha scritto la prima volta, cioè c'è scritto io la prima volta, pigliato un foglio con una penna. E c'è scritto, caro Nicola, quando ti vedo affacciata che la finestra io mi sento a ballariare para para. Mi sa che mi sono pazzescamente innamorata folle di te. Ti voglio tantissimissima, messimissimamente bene, Carminella, proprio una cosa e poi niente, ce l'hai messa in una busta e ce l'ho spedita. E poi dopo una picchia di tempo mi arriva la risposta, mi ha scritto pure lui. Scusi, perché...